Hello guys, io sono Shen ed eccoci in alto su Hand of Fate contro il fante di squame. Potevo andare dal patto del diavolo, ma non ho abbastanza né cibo né vita da rischiarmi di beccarmi le maldizioni o quant'altro. No. Ok, facciamo. A fortune teller is at their most base and despicable when they begin to believe their own lies. Orario anti-orario? I am different. Orario. My powers are genuine. Tracce nella città. Oh, stiamo ancora cerca del Minotauro. Stai attraversando un tranquillo borgo. Inizialmente ti sembra rurale e pittoresco, ma ti accorgi presto che la mancanza di attività è dovuta alla tragedia. Di fronte a te si stende uno scenario di lutto e distruzione, e ti chiedi quale esercito o forza di natura abbia assediato questo luogo. Vedi un paesano raccogliere le sue cose dal mucchio di detriti che un tempo erano la sua casa. Urli per chiamarlo. Come faccio a fallire a urlare a un tipo? Come dovrei fare a fallire? Appunto, cioè... La testa del paesano si gira come una spaventata creatura dei boschi. Ma sei impazzito? Questi rumori non faranno altro che invitare la bestia a ritornare. Non vedi che abbiamo già sofferto abbastanza? Dopo un'approfondita e silenziosa indagine, il paesano ti dice che una bestia, spettrale e pallida, ha fatto il suo ingresso nella città pochi giorni prima, distruggendo o divorando tutto ciò che trovava sul suo cammino, prima di dirigersi a est, fuori dalla città. Possano i dei avere pietà di chiunque attraversi il suo cammino, mormora il paesano. Non sei sicuro se si trattasse di una preghiera o di un avvertimento. E ho ottenuto tracce del fango, che è qua. Dovrei tornare indietro a fare tracce del fango. Torniamo indietro, facciamo tracce del fango. Tracce nel fango. È facile seguire le tracce del massacro dalla città fin dentro la foresta. Ciononostante, una volta lì, le cose si complicano, dato che vi ci abitano altri animali e bestie, e le loro tracce si sovrappongono e si confondono. Due successi e due fallimenti. Prima carta. Fallimento. Un imprecisato numero di impronte e tracce grafiche erano indistinguibili a masse di segni che non riesce a seguire. Ok, ho fallito. Alice nell'altro mondo. Continuiamo a fare tutte quante queste robe della DLC. Dove essere la DLC? As you plunder the secrets of your memories, you'll gain new cards. Nel tentativo di scoprire di più sul bizzarro portale che ha incontrato, un nome sembra ripetersi. Quello di una mistica di nome Alice. A quanto pare la sua esperienza su tutti gli aspetti del regno delle ombre, di veggi interdimensionali e delle bestie del vuoto e senza uguali. Intrecce la corona di Alice, lei viaggia in incognito, fingendosi una semplice indovina, scusate. Momento di singhiozzo. Il sospetto non corrisponde alle voci che ha sentito su di lei, è considerevolmente più bassa ed è una sottospecie di barba. Schiarisce rumorosamente la voce per parlarti. Benvenuto, straniero. Ti accorgi subito che sta facendo finta di essere cieca. Le nubi scure del destino girano tempestose attorno a te. Per un po' d'oro posso aiutarti a vedere il tuo futuro. Oltre questa buia coltre. Paghi l'oro per farti vedere il futuro? Ok, tieni. Perché dovrei fallire a pagare 3 di oro? Terza carta. Non ci credo. Che fortuna. Gli occhi della mistica si spalancano di colpo. Tu, morte e distruzione ti attendono. Ma anche speranza. La fortuna ti favorisce. Come posso aiutarti nelle tue imprese? A qualcuno con un'aura potente come la tua potrei dire ciò che so. Il prezzo per questa informazione, bada, sarà alto. Forse un potente artefatto magico, come quello che porti con te? Scambi l'artefatto con le valutazioni dell'altro modo. Ok, cosa gli devo dare? Cedi l'artefatto alla mistica, sembra quasi soppesa. Oh, ok allora, credo che potrò dirti tutto ciò che conosco dell'altro sull'altro mondo. La dolce voce della mistica è scomparsa, rimpiazzata da una dall'accento più rozzo. Cosa ho buttato via? Oh, cavolo, ho premuto, sono trovati. Ti avventuri nella foresta dietro il carro del mistico e presto scopri un altro portale come quello del sacrificio. Appena ti avvicini al portale, una potente voce risuona in un ghigno deliziato. Finalmente un visitatore del mio dominio. Vieni risucchiato dal portale. 4 d'inferno. Una volta uscito dall'altro lato, urli al cielo che sei alla ricerca della mistica di San Revier. La tua mistica è morta, replica la voce. È venuta qua senza avere idea del potere di cui con cui aveva a che fare. La sua sciocca anima ora nutre me e i miei servitori. E lo stesso farà la tua.
Perché non mi faccio i cosiddetti fatti miei una volta tanto nella vita? Cioè, ho fortuna e me la devo successivamente prendere in quel posto. No? Ah, ho sacrificato l'incantesimo. Adesso ho notato. Cosa ho perso? Ok, fermi tutti. Qua è fattibile. Con calma. Ma è fattibile farli fuori tutti. No! Oh, donno! Come i topi questi qua, a un certo punto non posso schivare. Ok, cerchiamo di farne fuori intanto uno. Allora, rotoliamo. No! No! Devo giocarmi da intelligenza ed astuzia questi combattimenti. Ok. Non so se esattamente il fuoco ha qualche vero effetto su di loro, che sono esseri demoniaci, eh. Però io ci provo lo stesso. No. Ok, quasi. Ma che cavolo. Oh, se uso un incantesimo, usamelo. Gioco, che cavolo. Oh, io continuo a perdere vita con i topi. Non c'è verso, che siano normali, che siano super potenziati, che siano demoniaci, devo perderci della vita. Ah, con l'ultima delle bestie infernali uccise, la voce risuona ancora una volta. Una vana vittoria. Presto le mie forze sorgeranno e il mondo di sopra cadrà sotto il nostro dominio. Non sarai in grado di fermarci. Il giro di questa carta è tuo. Sì, ma sono veramente messo male, eh. Uomini ratto cacciatori. E scommosso. Quattro topi! Come se non ne avessi già preso abbastanza di topi, eh. Vuoi affettare re di squame o re dei topi? Continua a togliere topi! Nope! Nope! Dov'è l'ultimo? Cioè, io stavo colpendo e lui continuava come se non lo stessi colpendo, se avete notato, continuava a lanciarmi pugnali. Ottimo, sono praticamente mandato, morto. Caput. Una carta cibo. Oh. 5 di cibo, ok, ok, mi può star bene. Fuga dalla foresta. Work your way through the woods and sì, andiamocene che è meglio, va. The lizard men are nothing if not patient. He waits for you. Ah, qui c'è il boss finale, quindi. Inventore ambulante. Sì, dai, avviciniamoci. Che magari o ci può curare o ci può dare del cibo. Equipaggiamento per il momento non me ne servo mai, l'incantesimo l'ho perso. Ho ottenuto il gettone, però mi sarebbe stato utile contro il boss. Compro oggetti. Armatura media. Come sono equipaggiato al momento? Non posso vederlo, vero? No. Veleno dell'anima. Questo è l'armatura del gelo. Sì, è un'armatura leggera. Meglio prendere... Sì, mi conviene prendere un'armatura media. Really? Is that what you're going to do? Posso prendere il cibo? No, non abbastanza. Però se questo qua è l'ultima zona, con 7 di cibo dovrebbe bastarmi per farmi tutto. Se è l'ultima zona. Se non lo è, sono fregato. Sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì, proprio giusto, giusto per tutti. La fanciulla! Provviste, oro, benedetto. Una vita più lunga. Dammi un po' di salute, va? Ok, 5 di salute massima in più, va? Buono. Eliminazione degli uomini ratto, ti servono 50 soldi, ma non li ho. Mi dispiace. Perso nel deserto, yeah. Now you have reached a point from which the path ahead is unclear. Preghi gli antichi dei per la tua salvezza. E vabbè, dai.
Ok, non può essere nuova la terza carta, quindi con la seconda. Era l'ultima. Ok, mi farò malissimo. Due carte mosse e una carta salute. No! E 5 di salute. 10 topi! 10 topi! Ma voi siete pazzi! Devo fare fuori 10 topi! Ma ho usato l'incantesimo! Usalo! Allora, sono topi che non lanciano cose, sono quelli fisici. Quindi, se me la gioco di pazienza e di attenzione, non avrò problemi. Devo muovermi piano con attenzione. Non usiamo schivate, se non usiamo counter attack, ma schiviamo. Come mi hanno velenato? Ma non mi ha colpito nessuno, come mi hanno fatto avvelenare? Ho 49 di vita. Ci guadagno almeno qualcosa, vero? No, vero? No, due carte guadagno, 3 di cibo. I'm sure you are grateful for that. Scudo della tenacia nanica, si vede lo scudo normale. Ogni terzo eventuale. Ogni terzo evento non consuma cibo. Premi tasto destro per mouse per colpire con lo scudo nuovo il bersaglio stordendolo. Sì, dai, meglio di tutto il resto. Andiamo avanti. Curandoci. La reggia del re dei Goblin 2. Ho i capelli che ti servono, amico. Let us take a token. Un giorno, mentre stai camminando lungo la riva del lago, la testa del signor Lion appare sulle pagine dal lato dell'albero. Ottimo lavoro, ragazzo mio! Esclama il signor Lion quando vede la ciocca di capelli elfici. Con un agile balzo, salta a terra. Spero che tu non abbia dovuto spezzare troppe ossa per ottenerla. Non importa, voglio non sapere. Poi inizia a calibrare lo strumento e rigirandoselo fra le mani. Allora, questo pezzo va girato così. Questa manopola va spinta qua dentro. Oh, questo invece non so bene a cosa serva. Funziona! Esclama pieno di gioia Lionel quando la moneta inizia a brillare. Agitando la moneta in aria, te e il Gobby vi ritrovate a viaggiare oltre colline e fiumi, fino alla volta nascosta dal fogliame ai piedi di un antico albero. Attraverso il passaggio vedi una stanza di pietra dalla quale provengono strani rumori metallici. Potrebbero esserci delle trappole. I re non badano a spese quando si tratta di proteggere il loro tesoro, eh? Sono certo di avertene già parlato in precedenza. Dai, entra dove per me 50 monete d'oro. Tengo io il tuo oro finché non esci dall'altra parte. Buona fortuna. Con una pedata nel dietro, Lionel ti farà tornare giù nella vota. Ho ricordato anche tutta la vita. Però ho perso tutto il chip. What? What? Cosa? È un labirinto? Wow. Non mi aspettavo una specie di scenario del genere. Ok, qua ci sono dei soldi. No. Ok. Non contengono soldi sti cosi. No. Whoop. Volevi. Qua ci sono altri soldi. Ma ho ottenuto 6 di oro. Non ho ottenuto quei 50 che mi ha chiesto. Il signor Lion si accorge rapidamente. Ti accoglie brevemente la penesci e prima che te ne renda conto si possessa la borsa con le monete. Compri quanto denaro che sei riuscito a ottenere. Non è certo abbastanza. Voglio la mia vendetta. Torna lì dentro e riprendi il mio oro. Torniamo nel labirinto. Tirando un profondo respiro, ti volti e torni nel labirinto di oro e trappole. Lionel! Mi stai facendo alterare abbastanza. Sappilo. Porco il... Non, tranquilli, non ho bestemmiato. Stavo per farlo, ma non l'ho fatto! Maledetto goblin del malaugurio. Sì, ma gioco, non mi voltare dove non voglio andare! Ok. Sì, ma gioco, però, fammi i movimenti che voglio io, non i movimenti che vuoi tu.
Sì, vabbè, però. Come dovevo schivare quei cosi? Allora, aspettiamo qua un attimo che il coso si abbassi, ok? Sì, ma non ho ancora abbastanza ore, ne ho 30. Non teme che devo tornarci un'altra volta? Oh mio Dio. Se non altro coglie il container, non si può tenere. Non accetto abbastanza. Voglio torno nel labirinto. Ma almeno mi cura, eh. Almeno mi cura. Prima di tornare nel labirinto. Quindi va bene. Ok ragazzi, però affronteremo quest'altra parte del labirinto nella prossima parte. Sì, lo so, stavolta questa parte conterrà 3. Quindi da scena è tutto, ci vediamo nel prossimo video dove andremo dal fante di lucertole e lo ammazzeremo. Bye bye, ciao!